questo linguaggio da talk show. Cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che è adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore se vuoi. Parliamo di varietà televisiva. Ero piccolino anch'io, ero piccolino anch'io. Ma c'eravamo. Pure tu eri piccolino. Sì, pure io ero piccolino. Si può parlare di cultura spettacolo? Sì, secondo me potrebbe essere una formula anche del futuro, no? Perché io credo che le conferenze, i comizi, anche i critici stufano, no? Quando si mettono un pochino a pontificare. Io credo molto nella cultura spettacolo, nel senso che si possa in qualche modo legare il messaggio divulgativo con l'intrattenimento, con le varietà, anche se vogliamo. Certo, ma vorrei farti una domanda. Senti, visto che siamo stati dei ragazzini, giochiamo. Sì. Chi ha condotto Canzonissima 74, ti ricordi? Sì. Ti do un indizio. Caschetto biondo e formaggio. Chi c'era? Caschetto biondo e formaggio. Chi è che ama il formaggio? Chi è che ama il formaggio? Chissà. Topo Giso. Ma dai. È vero. Ma me la ricordo che Topo Giso, sai. Sì. Ma pensa che hai girato il mondo Topo Giso. Lo conoscono fino in Giappone, in Canada, negli Stati Uniti. È vero che tu hai un pupazzo originale proprio di... Io ho un pupazzo originale numerato, autorizzato da Maria Perego, che è quella che ha inventato questo personaggio ispirandosi al teatro di figura. Quindi nato nel 59 e io ho una copia di questo pupazzetto. E siccome però nessuno questa sera poteva fare la voce di Topo Giso, purtroppo non accidenti. Che cosa ci dici? Io ti ho portato qualche immagine. Dai, sentiamo. La prima, visto che tu hai citato Dario Fo, ecco, se possiamo un po' abbassare le luci così le possiamo vedere. Ecco, nel 62 fecero 7 puntate. E poi vennero allontanati perché furono censurati alcuni loro testi. Si interessarono di questioni che non era il caso all'epoca di toccare. Poi l'immagine successiva, che è stata qui citata, ecco la mitica Canzonissima del 68. E qui è interessante l'aspetto iconografico, proprio queste scenografie minimali, l'orchestra alle spalle. Il maestro Bruno Canfora, te lo ricordi? Con questi personaggi bastava questo. Senza parolacce, ha detto benissimo l'Alessandro, io sono d'accordo, perché uno deve poi dire la parolaccia per far ridere, si può. Certo. E quell'edizione lì vinse Morandi, l'immagine successiva, se la possiamo mandare, con... C'è Morandi, è andato eccolo, con Scende la pioggia, che è una versione... Non anticipiamo qualcosa della serata. Morandi rientrerà più avanti.